e il costo del lavoro che deve sostenere l'azienda per erogare quella retribuzione netta al lavoratore. I piani di welfare aziendale si possono inserire in questo contesto per abbattere il cuneo fiscale. E in che senso? Se per esempio l'azienda eroga delle premialità in genere ai propri dipendenti, può pianificare ex ante di erogare la premialità ai propri dipendenti tramite strumenti di welfare aziendale. Quindi i piani di welfare aziendale, è vero che non possono sostituire la retribuzione monetaria ordinaria che l'azienda eroga ai propri dipendenti, però pianificata per tempo può di fatto essere erogata in luogo di una premialità. E strumenti di questo tipo consentono a tutte le parti di attuare dei giochi win-win, si chiamano. Questo è l'unico strumento che io conosco nel diritto del lavoro in cui vincono tutti. Vince sia l'azienda che i lavoratori. Pensate ad un premio annuo per un quadro o per un dirigente di 10.000 euro, va bene? Su 10.000 euro l'azienda ha un obbligo contributivo mediamente del 29%, quindi paga il 29% di contributi, e il lavoratore, che in genere ha già una retribuzione sottostante importante, avrà un'aliquota marginale su queste 10.000 euro più i contributi conto dipendente di circa il 50%. Quindi il dipendente, al dipendente su 10.000 euro entreranno in tasca materialmente 5.000 euro. Ebbene, se queste 10.000 euro fossero erogate nell'ambito di un piano di welfare aziendale, il dipendente al posto di 5.000 euro percepirà 10.000 euro, quindi il doppio. E l'azienda, piuttosto che avere un costo di 10.000 più il 29%, avrà un costo di sole 10.000 euro. Quindi è chiaro come è un gioco win-win, in cui vince sia l'azienda che il lavoratore. È evidente però che affinché l'operazione riesca, va gestita progettualmente in un certo modo. Quindi va comunicato bene all'azienda, va capito quali sono le esigenze dei lavoratori, e se i lavoratori nel proprio bilancio familiare hanno un certo tipo di spesa in welfare che può essere compensata dall'azienda. Mi spiego meglio. Se per esempio a questo lavoratore, in cui noi vorremmo dare 10.000 euro, in realtà lui in genere nella propria vita ne spende in beni e servizi di welfare 5.000, se noi gli diamo 10.000 euro gli facciamo un danno, perché sostanzialmente gli andiamo a dare 5.000 euro in più che lui non avrebbe mai speso. Quindi va fatta una pianificazione ex ante per capire quali sono le esigenze di welfare della base occupazionale, e su queste esigenze poi tagliare il piano di welfare. In questo modo si avrà un piano di welfare efficace che consente alle aziende di ridurre il costo del lavoro, ai lavoratori di aumentare il proprio netto, ma soprattutto di avere un risvolto sociale enorme, perché si riesce a incidere su alcuni aspetti delicatissimi come quella dell'assistenza dei genitori anziani, come quella dell'assistenza per le donne dei figli che diversamente la donna dovrebbe sopperire lavorando di meno, molto probabilmente, di avere polizze sanitarie che consentono di avere alle donne, ma a tutta la propria famiglia, una copertura sanitaria privata, che soprattutto in un periodo come questo ha un'importanza di un certo rilievo, di sviluppare una previdenza complementare che, abbinata a quella privata, consente di avere dei trattamenti pensionistici dignitosi, ma soprattutto di incidere poi in tutta l'area dell'istruzione e della ricreazione,
che, come sappiamo, anche quella ha la sua importanza per poter poi essere produttivi al lavoro. Quindi io così concludo il mio intervento, sperando di aver chiarito bene un po' per grandi linee lo scenario dei piani welfare in Italia, con tutti i vantaggi che ne derivano. Bene, allora ringraziamo il dottor Giancarlo Uva per il suo intervento molto, molto circostanziato sulla parte del welfare dedicato ai propri dipendenti, giusto? Sì, grazie. È stato veramente interessante, insomma, ha affrontato molte tematiche che spero siano state di interesse per le nostre imprenditrici e aspiranti imprenditrici, perché ricordo che ci sono anche delle aspiranti imprenditrici, ecco, che sono collegate con noi. Non vedo domande in chat, almeno per quanto riguarda il suo intervento, per cui se lei vuole gentilmente, ecco, continuare con noi e assistere al resto del nostro seminario, poi magari se vengono delle domande in fondo gliele porrò direttamente. Va bene? Con piacere. Grazie. Grazie, grazie a voi. Perfetto, bene, adesso direi che è la volta del dottor Gianluca Volpi, che ci ha raggiunto e a cui do il benvenuto. Buonasera. Buonasera, il dottor Volpi è il direttore dell'ente bilaterale dell'artigianato toscano, giusto? Ho detto sì, bene? Sì, sì. Perfetto. Benissimo. Credo che il dottor Volpi, ecco, diciamo così, affronterà una tematica più specifica legata, immagino, ai fondi, se non mi sbaglio, di cui c'era parte dei fondi assicurativi. Ecco, le lascio volentieri la parola, avvisando tutte le nostre e i nostri, perché vedo ci sono anche esponenti del sesso forte, partecipanti, che se vogliono porre delle domande sugli interventi sia del dottor Volpi che del dottor Uva, possono farlo in chat, ecco. Porremo le domande alla fine del nostro intervento. Grazie, prego, prego dottor Volpi. Buonasera, innanzitutto grazie per avermi invitato, mi fa particolarmente piacere, perché l'obiettivo nostro, oltre a quello di erogare prestazioni a favore degli iscritti alla bilateralità toscana, è ovviamente quello di farci conoscere affinché siano il più possibile conosciute e utilizzate le nostre prestazioni. La bilateralità dell'artigianato ha un'origine ormai piuttosto datata, perché risale alla fine degli anni Ottanta, e nasce con una finalità tipicamente mutualistica assicurativa. Innanzitutto la bilateralità si chiama bilateralità proprio perché è una forma di mutualismo che nasce attraverso accordi sindacali con le parti datoriali e dei lavoratori, in cui sono coinvolte le tre organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative, CGL, CGL, UIL, e le tre organizzazioni dell'artigianato, datoriali dell'artigianato presenti in Toscana, CNA, Confartigianato e Casa Artigiana. Nasce alla fine degli anni Ottanta con una finalità, che è quella di sopperire a una mancanza che ha il sistema dell'artigianato. Nell'artigianato non esiste la cassa integrazione guadagni, ovviamente è una differenza di trattamento abbastanza importante per quanto riguarda i lavoratori dell'artigianato, e quindi a livello contrattuale si decide di sopperire a questo tipo di carenza. E si istituisce un fondo che ha la finalità di pagare delle prestazioni di integrazione salariale per i periodi di non lavoro, ovviamente determinati da esternalità rispetto all'attività aziendale. Quindi crisi cicliche, crisi periodiche del settore che l'azienda si trova. Il sistema diventa poi un sistema nazionale e piano piano, progressivamente, si aggiungono una serie di ulteriori prestazioni tipicamente di welfare contrattuale, che hanno la finalità generica, diciamo così, di venire incontro a quelle che sono le necessità della vita dei lavoratori dell'artigianato, ma anche dei datori di lavoro, proprio perché
diciamo, la caratteristica fondante e costitutiva della bilateralità è quella di essere appunto bilaterali, quindi di occuparsi, di promuovere un mutualismo fra parti dei lavoratori e parti datoriali. In questo periodo, diciamo, pandemia, l'attività della bilateralità è stata particolarmente attiva, soprattutto per quella che è la prestazione, diciamo così, tradizionale più conosciuta della bilateralità, ovvero la parte relativa all'integrazione salariale, perché nella sola Toscana, nel biennio di pandemia, sono state erogate circa 380 milioni di euro di prestazioni ai lavoratori solo in Toscana, per circa 95.000 lavoratori e per circa, a favore di circa 21.000 imprese. Quindi numeri per noi ovviamente assolutamente sconosciuti, e spero anche che saranno sconosciuti anche in futuro, perché sono dei numeri impressionanti che danno la misura di quella che è stata la pesantezza e l'impatto sull'economia dell'artigianato, in generale sull'economia e sulla società dei due anni. Però diciamo l'obiettivo di oggi era soprattutto di raccontare quelle che sono le prestazioni di welfare. Innanzitutto l'adesione alla bilateralità dell'artigianato è un'adesione obbligatoria, nel senso che a livello contrattuale è stabilita la obbligatorietà dell'adesione alla bilateralità, ma l'adesione alla bilateralità è stata resa obbligatoria anche dal Jobs Act, quindi c'è una fonte istitutiva originariamente contrattuale, che poi è diventata anche legislativa con il Jobs Act. Il principio della obbligatorietà viene ribadito nella riforma che è in corso di approvazione al Parlamento, relativa alla riforma degli ammortizzatori sociali, e che prevede l'obbligatorietà del versamento alla bilateralità perché nell'ambito della riforma degli ammortizzatori sociali. E quindi viene ribadito questo principio. Oggi in Toscana comunque l'adesione alla bilateralità è estremamente alta, perché aderiscono, pagano regolarmente le quote di adesione alla bilateralità quasi il 92% delle aziende, quindi siamo vicini alla totalità delle aziende. Le prestazioni che vengono erogate. Si diceva inizialmente che la prestazione cardine principale era la prestazione relativa al caso integrazione, alla quale si sono aggiunte una serie di prestazioni di welfare. Una fra le più, anzi, la prestazione di gran lunga più utilizzata è quella dei testi scolastici dei figli dei dipendenti delle aziende artigiane. Si tratta di un contributo di 200 euro, che ovviamente deve essere rendicontato con gli scontrini d'acquisto dei testi scolastici, che può essere richiesto ogni anno per i figli di tutte le imprese artigiane. Questa è una prestazione abbastanza utilizzata perché ogni anno oltre 2.000 famiglie di lavoratori dell'artigianato richiedono questo tipo di prestazione. Poi un'altra prestazione, diciamo, che ormai eroghiamo da molti anni è una prestazione finalizzata a favorire l'innovazione aziendale nelle piccole imprese artigiane. Ovviamente una dei punti di debolezza che spesso vengono riscontrati all'interno delle imprese artigiane è quello dell'innovazione tecnologica. Per tante ragioni, perché ovviamente l'innovazione è un tipo di percorso che ha un costo significativo, che spesso le imprese dell'artigianato fanno fatica a sostenere. Per quello, da ormai tanti anni, la bilateralità toscana fa una prestazione dedicata all'innovazione che abbiamo cercato via via nel corso degli anni, e specialmente nel corso dell'ultimo anno, di ampliare. Oggi vengono finanziati con un contributo a fondo perduto gli acquisti di macchinari e tecnologie, anche usati, purché sia acquisto di tecnologie e macchinari che determinano
un'innovazione rispetto allo stato dell'arte del processo produttivo. Vengono finanziate anche tutte le consulenze che possono essere necessarie come innovazione, quindi la necessità di ricorrere alla consulenza di un tecnico, di un ingegnere, di un chimico, di un fisico per risolvere problemi tecnici, problemi di innovazione legati al processo produttivo, ma sono finanziate, è finanziata tutta la parte del software e dell'hardware, quindi l'acquisto di software finalizzati a migliorare o a rendere più efficiente la gestione della produzione, la gestione del magazzino, dell'azienda, ma sono altresì finanziati anche tutti gli aspetti legati diciamo, alla promozione dell'azienda. Come è noto, le imprese artigiane spesso sono caratterizzate da degli straordinari produttori di beni o servizi che non hanno di solito il loro punto di forza nella capacità di vendere o di presentare sul mercato i prodotti. Per questo vengono finanziate le fiere, la partecipazione alle fiere, ma anche la parte relativa all'allestimento, vengono finanziate le ricerche di mercato, vengono finanziate campagne promozionali, campagne di digital marketing, vengono finanziate anche le certificazioni di qualità e abbiamo di recente introdotto anche la possibilità per venire incontro alle esigenze che si sono determinate e accelerate soprattutto in seguito alla pandemia di diciamo, mettere a disposizione delle imprese artigiane anche strumenti un po' più innovativi per la vendita dei prodotti e quindi è stata prevista una misura che cofinanzia l'acquisto di piattaforme digitali e di consulenze finalizzate all'introduzione del commercio elettronico. Questo tipo di misura prevede un contributo a fondo perduto del 15% con un tetto massimo di contributo a fondo perduto di 3.000 euro. Un'altra misura che è stata introdotta da diversi anni e che è finalizzata a venire incontro alle esigenze delle aziende che hanno subito delle calamità naturali. Per esempio l'abbiamo utilizzata quando c'è stata l'alluvione a Livorno, l'alluvione in provincia di Pisa, in occasione di frane. È previsto un contributo a fondo perduto fino a 5.200 euro per il ripristino del ciclo produttivo. Poi abbiamo previsto una serie più di recente, una serie di prestazioni tipicamente di welfare dedicato alla famiglia. Uno dei punti di debolezza che vengono più spesso riconosciuti alla nostra società sono quelli di rendere difficile la conciliazione dell'attività lavorativa con la famiglia e anche per questo tutti abbiamo presente il forte decremento delle nascite, comunque la difficoltà della gestione dell'attività familiare. Abbiamo previsto un contributo per la maternità delle imprenditrici, un contributo una tantum a fondo perduto di 1.800 euro, per tutte le imprenditrici e collaboratrici familiari che si apprestano a diventare o che diventano. È un contributo sicuramente parziale, sicuramente modesto, ma che può dare un aiuto in un momento particolare in cui sicuramente la persona che fa un'attività così impegnativa come fare l'imprenditore è costretta a distogliere una parte delle proprie energie dalla propria azienda e quindi viene riconosciuto questo contributo. Di recente sono stati introdotti anche contributi per la frequenza di visita, sia per la famiglia dell'imprenditore che per i lavoratori dell'azienda artigiana. Si tratta di un contributo di 200 euro per la frequenza dell'asilo nido, di 300 euro nel caso vi siano più figli. È stato previsto un contributo, anche questo, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori, nel caso in cui ci siano situazioni di figli o coniugi portatori di handicap. In questo caso è stato previsto un contributo annuo di 1.100 euro. Abbiamo anche una misura, diciamo, che è
Toscana che riguarda la copertura di quelle aziende. Gli artigiani sono totalmente coperti dalla cassa integrazione attraverso la misura di FSDA, ma ci sono alcune aziende che sono iscritte alla nostra bilateralità, che sono aziende che sono inquadrate al commercio, che hanno meno di 5 addetti e quindi non hanno la copertura degli ammortizzatori sociali. Se sono iscritte alla nostra bilateralità, possiamo fornire la cassa integrazione anche alle aziende con meno di 5 addetti e che non sono artigiani. Ovviamente questo è un quadro sintetico di quelle che sono le prestazioni della bilateralità dell'artigianato toscano. Ovviamente si tratta di prestazioni che possono essere erogate soltanto a i lavoratori e le aziende che siano regolarmente iscritte alla bilateralità e che versino la contribuzione da almeno 24 mesi. È consentito alle aziende che hanno versato almeno 8 mesi in maniera corretta di poter regolarizzare gli altri mesi fino ad arrivare a 24 in modo da poter beneficiare delle prestazioni. Si tratta di un primo nucleo di prestazioni di welfare privato sicuramente significativo, che ha un crescente apprezzamento da parte dei lavoratori e delle aziende, ma che intendiamo sviluppare perché è in forte crescita a livello regionale e così come a livello nazionale l'adesione alla bilateralità. Crediamo che un ulteriore slancio sarà dato dalla riforma degli ammortizzatori sociali che dovrebbe essere approvata entro Natale e quindi crediamo che sia anche giunto il momento di ampliare ulteriormente le prestazioni e diciamo l'orientamento del Consiglio di amministrazione è quello di cercare di ampliare le prestazioni legate soprattutto al welfare familiare perché viene individuato come uno dei maggiori punti di criticità nella vita delle persone, sia che siano lavoratori, sia che siano artigianali. C'è da dire che nel mondo dell'artigianato, ovviamente, è caratterizzato da imprese di dimensione solitamente piccola, piccolissima, le caratteristiche, le problematiche del datore di lavoro e del lavoratore molto spesso sono molto simili. In realtà, le aziende artigiane sono spesso simili alla famiglia e quindi hanno problematiche abbastanza simili e pertanto la tendenza nostra è quella di prevedere prestazioni che siano analoghe per datori di lavoro, per lavoratori, perché riteniamo che la tipologia di problematiche sia abbastanza simile. Io vi ho raccontato con grande sintesi quelle che sono le prestazioni. Se ci sono domande oppure se vi interessa avere una delucidazione su quelli che sono i costi della nostra bilateralità, però credo se ci sono domande, spunti, indicazioni anche su prestazioni future, visto che noi, come dire, siamo sensibili e attenti anche a un'espansione delle nostre. Perfetto, grazie, grazie dottor Volpi. È stato veramente un intervento anche il suo molto interessante. Ha affrontato, diciamo, sia la doppia visione, no? Sia delle imprenditrici come datrici di lavoro, ma anche come lavoratrici, come fruitori e come lavoratrici. E poi, insomma, sappiamo bene che l'imprenditoria femminile ha subito forse uno dei contraccolpi più grossi da questa situazione pandemica, insieme ai giovani probabilmente. Quindi penso che saranno strumenti da qui in avanti sempre molto utili, molto più utilizzati, dicevo, rispetto al passato. Almeno ce lo auguriamo. Una indicazione, al di là di fare domande, per qualunque tipo di dubbio, di incertezza, non fatevi problemi a chiamare, a contattarci. Non abbiamo chiuso mai un giorno, neanche durante il periodo del lockdown, quindi abbiamo sempre risposto a tutti, in passato con grande difficoltà, ma insomma oggi siamo in grado di rispondere a tutti con relativa tempestività. Ecco, perfetto, grazie. Questa è una
ottima, come dire, sembra, ecco, disponibilità, penso, da parte sua, diciamo, per le nostre imprenditrici. Vedo che sono silenti, ecco, non ci sono, non vedo domande, almeno per il momento, quindi se lei ha la pazienza, come dire, di rimanere collegato, magari terminiamo l'intervento con quello della dottoressa Lorenzini, appunto di CNA, del responsabile del Fondo Sanarti, e poi magari se ci sono domande in fondo, ecco, invito le nostre imprenditrici che oggi sono particolarmente timide, in genere sono abbastanza, intervengono e chiedono, oggi le vedo un po' più timide. Allora Paola, buonasera, benvenuta di nuovo. Buonasera. Ti cedo anzi la parola. Paola è appunto responsabile del Fondo Sanarti CNA Firenze. Ecco, a te la parola. Allora, ringrazio anche i miei colleghi delle altre che sono intervenuti precedentemente, che hanno introdotto il concetto di welfare e di bilateralità. Nell'ambito della bilateralità in particolare, ma anche del welfare, è sorto sostanzialmente il Fondo Sanarti, è stato creato nel 2012 a seguito di accordi di bilateralità tra sindacati dei lavoratori, quelli che ha ricordato CGIL, CISL e UIL, e i sindacati datoriali, ovvero i sindacati del mondo dell'artigianato, CNA, Confartigianato, Casa Artigiana, CLAI e quant'altro. Sono occupata, scusate, non posso rispondere. E in tutto questo è nato appunto il Fondo Sanarti, che è il fondo di sanità, di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell'artigianato. È un istituto vero e proprio previsto da vari contratti collettivi nazionali di lavoro che poi vedremo elencati attraverso le slide che ho preparato, e nasce innanzitutto per garantire ai dipendenti del mondo dell'artigianato, dipendenti del mondo dell'artigianato, tutte queste prestazioni sanitarie integrative. Dal 2013 l'adesione al fondo, però in forma volontaria, è estesa al mondo datoriale, e io mi occuperò in modo particolare di evidenziare quali prestazioni sanitarie integrative sono espressamente dedicate al mondo femminile, quindi al mondo dell'imprenditorialità femminile, nonché al mondo anche dei familiari, o meglio dei figli minorenni delle donne imprenditrici. A questo proposito io ho preparato delle slide che condividerò con voi attraverso lo schermo. Sappiate che poi dalla segreteria che la dottoressa Berti in sostanza vi inoltrerà anche i piani sanitari, sia per i titolari, per le titolari, che per le socie e collaboratrici dell'impresa, piuttosto che le prestazioni sanitarie invece per i familiari, dove per familiare si intende non solo il coniuge o convivente more uxorio, ma anche i figli che sono minorenni da 0 a 18 anni e da 18 a 26 anni. Ora inizio a condividere con voi lo schermo, e così spero che vediate il tutto. Mi confermate di vedere perfettamente la condivisione del documento? Sì, la vediamo perfettamente, Paola. Perfetto, grazie Antonella. Appunto si tratta del piano sanitario volontari, titolari, soci e collaboratori, con decorrenza, in realtà il piano decorre dal 1 di gennaio del 2021. Nei fatti l'adesione, che può essere effettuata volontariamente per le donne imprenditrici del mondo dell'artigianato, che quindi hanno già un'impresa artigianale, la decorrenza delle prestazioni, cioè si inizia dal 1 di gennaio e poi dal 1 di luglio del 2022. Come vi ho detto, faccio un focus sull'imprenditoria femminile. Allora, quali sono sostanzialmente le aziende artigiane? Si tratta di tutte le aziende artigiane iscritte alla sezione artigiani in Camera di Commercio e che applicano però i contratti collettivi nazionali di lavoro degli specifici settori dell'artigianato in vigore, che hanno recepito il Fondo Sanarti come
forma di welfare contrattuale, cioè si tratta del dei contratti collettivi dell'area legno e lapidei, acconciatura estetica e centri benessere, chimica e ceramica, alimentare e della panificazione, della comunicazione, tessile, moda, pulizia, meccanica, piccole e medie imprese, chimica, ceramica, piccola industria, fino a 49 dipendenti. E poi c'è tutto il settore dell'autotrasporto merci, logistica, trasporto merci e spedizione, che sono però della sezione artigiana dell'autotrasporto. Infine l'area cinema e audiovisivo. Questi sono sostanzialmente i contratti collettivi nazionali. Mi direte, ma io sono un'imprenditrice senza dipendenti. Di questi settori posso aderire volontariamente al fondo? Sì, può aderire volontariamente al fondo, sia che siano titolari, soci e collaboratori, senza però avere dei dipendenti. È possibilissimo. L'iscrizione volontari si possono iscrivere, come vi dicevo, sia i familiari dei lavoratori dipendenti iscritti, i titolari, soci e collaboratori, i familiari dei titolari, soci e collaboratori iscritti. Questa è un'opportunità. L'iscrizione volontaria dei familiari è, a questo proposito vi puntualizzo che quando si parla di iscrizione volontaria dei familiari si deve intendere, precisare chi sono i componenti del nucleo familiare. Sono quelli che risultano dallo stato di famiglia e in particolare il coniuge o convivente e i figli da 0 a 18 anni compiuti. Per i figli dai 18 ai 26 anni questo è possibile purché siano in stato di inoccupazione o disoccupazione e non conseguano un reddito lordo annuo superiore ai 6.000 euro. E quindi queste sono un po' le condizioni. Non è peraltro obbligatorio iscrivere i familiari che siano coperti da un altro fondo o ente di assistenza sanitaria integrativa o cassa o assicurazione. Come vi dicevo prima, lo richiamavo poc'anzi, è possibile iscrivere i figli fino ai 26 anni compiuti. Chi è che può rinnovare entro il 15 di dicembre l'iscrizione a valere sul 2022? Tutti coloro che sono volontari iscritti nel 2020 e nel 2021 in modo continuativo e coloro che si iscrivono invece per la prima volta nel corso del 2021. Se un iscritto peraltro non rinnova questa adesione per il 2022, potrà purtroppo procedere a una nuova iscrizione al fondo solo dopo che siano trascorsi 3 anni da quello dell'ultima iscrizione. Questa è una clausola prevista dal regolamento del Fondo Sanarti ed è imprescindibile. Pertanto, se l'imprenditrice, parliamo al femminile, non ha proceduto a iscriversi nuovamente al fondo, non deve far niente, basta che non paghi la quota di adesione, dopo citerò l'entità della quota, però sostanzialmente per poter riaderire al fondo dovranno essere trascorsi almeno 3 anni. Come dicevo, l'iscrizione dei volontari, la campagna volontari 2022 al fondo va dal primo, ormai è trascorso dal primo di ottobre, al 15 di dicembre, quindi siamo un po' alla porta con i sassi, stiamo arrivando alla scadenza per poter procedere al rinnovo o alla prima iscrizione. Le prestazioni decorrono in caso di rinnovo dal 1 di gennaio al 31 di dicembre del 2022 oppure dal 1 di luglio 2022 al 30 di giugno 2023 secondo l'anzianità di iscrizione al fondo. Per i nuovi iscritti, cioè coloro che si iscrivono da quest'anno, le prestazioni erogate iniziano le prestazioni iniziano ad essere erogate dal 1 di luglio 2022 fino al 30 giugno 2023. E questo perché? Perché occorre, ai sensi del regolamento, sempre la vigenza di un periodo di carenza di 6 mesi. Questo periodo di carenza poi si recupera successivamente quando uno dovesse terminare il diritto, ad esempio, ad accedere
alle prestazioni sanitarie, perché cessa l'attività, perché magari decide di non rinnovare, o comunque perché si è raggiunto il limite di età massimo per l'ottenimento delle prestazioni attraverso il fondo, e questo limite di età è 75 anni. Allora, qual è la quota contributiva annua per i titolari soci, per le titolari soci e collaboratrici? È di 295 euro l'anno. Per i familiari da 0 a 18 anni è di 110 euro, per i familiari dai 18 anni compiuti ai 75 anni è di 175 euro. Mi premuro di precisare che nella quota di 295 euro sono incluse anche una serie di prestazioni gratuite riservate ai figli minorenni. Le citerò a una e come da slide, e peraltro andrò a precisare meglio i contenuti di queste singole prestazioni che sono gratuite. Come si fa a iscriversi? Si accede alla propria area riservata sul sito di Sanarti, andando su www.sanarti.it, nella home page sotto la sezione titolare socio e collaboratore c'è proprio un banner che è questo, clicca qui. Attraverso clicca qui è possibile accedere alla procedura di adesione o di rinnovo dell'iscrizione a Sanarti. Le prestazioni del piano sanitario per quanto concerne i titolari, le titolari socie e collaboratrici sono erogate attraverso due strade sostanzialmente: o direttamente dal fondo Sanarti in autogestione, e poi preciserò meglio, sotto forma di rimborso, oppure direttamente da Unisalute per conto di Sanarti. Unisalute cos'è? Non è nient'altro che il ramo della Unipol che si occupa del settore sanitario, quindi è la compagnia assicuratrice che si occupa del settore sanitario, che è stata scelta dal fondo Sanarti per l'erogazione e la copertura sanitaria di determinate prestazioni che poi andremo a vedere. Il piano sanitario dunque viene composto sostanzialmente da due guide, da due nomenclatori: quello delle prestazioni in autogestione che sono erogate direttamente da Sanarti e quello delle prestazioni erogate da Unisalute per conto di Sanarti. Inoltre, nel piano sanitario dei dipendenti e in quello dei titolari, soci e collaboratori, come dicevo prima, sono inserite gratuitamente le prestazioni integrative dedicate a figli minorenni da 0 a 18 anni di età, che sono denominate appunto come prestazioni integrative per figli minorenni in autogestione. Allora, cominciamo subito dall'esaminare quali sono quelle prestazioni in autogestione che vengono erogate direttamente da Sanarti. Io ve le ho riportate in elenco con un'osservazione, però, che entrerò maggiormente nel merito per quelle che sono dedicate al mondo al femminile. Al di là dei ticket per le visite specialistiche, accertamenti diagnostici e pronto soccorso, piuttosto che delle prestazioni di alta specializzazione o delle visite specialistiche, psicoterapie e accertamenti diagnostici, si va subito a vedere che Sanarti dedica proprio delle risorse per il mondo al femminile, prevedendo sia un pacchetto di maternità che una indennità di maternità. Inoltre, nell'ambito delle prevenzioni cardiovascolari ed oncologiche, è prevista proprio la prevenzione cardiovascolare e la prevenzione oncologica femminile, anche quella maschile, ma come vi ho detto mi dedico particolarmente ad approfondire gli aspetti per le misure per le imprenditrici. Allora, pacchetto maternità. Destinatarie sono le titolari, soci e collaboratrici di impresa artigiana. Le prestazioni sono, come dicevo, di tipo rimborsuale a evento avvenuto, nascita o aborto, ed in un'unica soluzione.
Il massimale garantito e riconosciuto è di 1.300 euro per evento, nascita, aborto, e si viene garantito sia il rimborso integrale dei ticket del Servizio Sanitario Nazionale che il rimborso delle fatture emesse da strutture private nei limiti che sono previsti dal piano stesso. Le prestazioni ammesse al rimborso per quanto riguarda questa misura sono 4 visite di controllo ostetrico ginecologico, che diventano 6 in caso di gravidanza a rischio certificata, ecografie morfologica e tridimensionale comprese, analisi clinico-chimiche inerenti alla gravidanza, come ad esempio l'emocromo, la glicemia e il B-test, ed ancora l'amniocentesi e villocentesi dopo i 35 anni di età, prima dei 35 anni solo in caso di malformazione ereditaria o patologiche sospette opportunamente certificate. Poi la diaria o indennità di parto in caso di ricovero con pernottamento, con un sottomassimale di 80 euro per un massimo di 5 giorni, e una diaria o indennità in caso di parto in casa con un sottomassimale di 80 euro per un massimo di 2 giorni. Invece, per quanto riguarda l'indennità di maternità, c'è da precisare che la prestazione è sempre di tipo rimborsuale. La garanzia è valida superato l'anno di carenza, ovvero dal secondo anno di adesione di copertura continuativa. Il massimale per ogni gravidanza è di 5.000 euro, quindi una cifra di tutto rispetto, che si fa aggiungere tra l'altro a tutte le altre misure che ricordava il dottor Gianluca Volpi per quanto riguarda la maternità attraverso l'EBRET. L'indennità di maternità viene erogata con un meccanismo un po' particolare, mensilmente, con un sottomassimale di 1.000 euro per ogni mese dall'epoca gestionale, dal terzo al settimo mese per un massimo di 5 mesi. Credo di essere stata chiara, se poi non siamo stati chiari rientriamo, ritorno su questo argomento, però sostanzialmente... Paola, sì? Ci sono due domande, te le faccio adesso o preferisci rispondere alla fine? Le prestazioni di autogestione sono soltanto quelle erogate dal sistema sanitario nazionale? No, anche quello da privati, assolutamente. Per la psicoterapia, dice Francesca. Poi andiamo a vedere, questo è un altro aspetto, sì, però fatemi fare l'aspetto che riguarda le mie slide. Dopo entro nel merito delle domande specifiche e andiamo a guardare. Va bene, rispondiamo alla fine. Okay. Perché altrimenti diventa troppo complesso. Così ho bisogno di andare un attimo per parti. La documentazione richiesta da presentare da presentare al terzo mese è il certificato del ginecologo con l'indicazione dell'epoca gestionale, l'ecografia ostetrica con referto indicante anche la datazione della gravidanza. La documentazione richiesta invece mensilmente dal quarto al settimo mese è il certificato del ginecologo con l'indicazione dell'epoca gestionale. La richiesta di indennità va presentata mensilmente a partire dal terzo mese e comunque entro 6 mesi dal termine del mese di gravidanza per cui si richiede il rimborso. Mi raccomando, rispettate questi termini perché altrimenti dopo non se ne ha più diritto. Considerate che tutto quello che vi sto esponendo è contenuto nel piano sanitario e nel nomenclatore sanitario dei titolari, soci e collaboratori che trovate tra i documenti pubblicati online sul sito www.sanarchi.it nella sezione dedicata a titolari, soci e collaboratori. Ora io non entro nel merito le richieste di indennità sono ammesse dal termine del primo trimestre gestionale con data dal 1 gennaio 2021, purché l'iscritta in quella data sia regolarmente in copertura e abbia superato l'anno di carenza. Questo naturalmente si fa riferimento a chi è già iscritto a Sanarchi.
Poi c'è la prevenzione cardiovascolare e oncologica. Si tratta di una prestazione rimborsuale, come vedete anche qui, su fattura di qualsiasi struttura privata a scelta, senza prescrizione medica e senza l'applicazione di franchigia o scoperto, con i limiti previsti dal piano stesso. L'iscritta o può effettuare in tutto o in parte le prestazioni previste, purché l'iscritto o l'iscritto può effettuare in tutto o in parte le prestazioni previste, purché in un'unica soluzione e una volta l'anno. Queste sono le prevenzioni, sono in questo modo. Questo non significa che nell'arco dell'anno, se uno ha bisogno di fare degli accertamenti di natura cardiovascolare e oncologica, non possa, anzi può benissimo accedere alle prestazioni sanitarie che sono indicate dall'allegato delle prestazioni di alta diagnostica, che sono quelle stesse che vengono effettuate sia in prevenzione cardiovascolare che in prevenzione oncologica. Poi vi farò vedere qual è l'allegato e andiamo a vedere anche l'elenco. Si può presentare un'unica domanda di rimborso all'anno per ogni pacchetto di prevenzione cardiovascolare e oncologico. Prevenzione cardiovascolare, età minima 40 anni, da effettuarsi in un'unica soluzione una volta l'anno. Ecco il massimale della prevenzione cardiovascolare. Uno può spendere anche 300 euro di prevenzione, ma il massimale di rimborso sono 150 euro. Le prestazioni ammesse al rimborso sono la diagnostica ematochimica, che è caratterizzata da esami, sostanzialmente esami del sangue, certamente come l'esame emocromo citometrico, la VES, la glicemia, l'azotemia, la creatininemia, il colesterolo totale HDL, trigliceridi, l'omocisteina, che è l'enzima che rivela appunto la presenza o meno di patologie cardiache. Indagini specifiche, poi, si tratta della visita specialistica cardiologica e dell'ecografia basale e da sforzo. Anche questa è importante. Poi c'è tutta la parte che riguarda la prevenzione oncologica femminile, prevenzione delle patologie oncologiche femminili per donne di età superiore a 40 anni, da effettuarsi in un'unica soluzione una volta l'anno. Il massimale rimborsato sono 200 euro. Si può andare in qualunque struttura privata, non è necessario che si tratti di strutture convenzionate con Unisalute. Andremo poi a vedere quali sono le prestazioni che debbono essere erogate dalle strutture convenzionate con Unisalute, ma per ora io sto parlando solo ed esclusivamente di prestazioni che la singola imprenditrice può prenotare presso qualunque struttura privata o altrimenti presso il Sistema Sanitario Nazionale. Quindi rispondo già indirettamente alla domanda che c'era stata fatta prima. Ovvero, se si va presso il Sistema Sanitario Nazionale, ci rimborsano l'interezza del ticket, ma con un massimale annuo di 600 euro a seconda della prestazione. Mentre per le prevenzioni ci sono dei massimali di spesa. Allora, sull'oncologia queste indagini sono indagini preziosissime e importanti, soprattutto il CA125, che è il marcatore tumorale. C'è la diagnostica ematochimica caratterizzata appunto da esame emocromocitometrico, la VES, il CA125 e l'esame delle urine. Tra le indagini specifiche invece c'è la visita ginecologica e senologica con un specialista, il pap test, l'esame mammografico. Questa volta occorre la prescrizione medica per l'esame mammografico, cioè uno prenota la prestazione oncologica, ma si deve prenotare avendo sempre a disposizione la prescrizione del medico per quanto concerne l'esame mammografico. Poi c'è l'ecografia dell'apparato genitale femminile per via transvaginale, quindi è quello più completo. Io ho voluto riportare nelle slide anche questa parte che purtroppo spesso riguarda il mondo delle donne, il mondo al femminile, con particolare riguardo alla sclerosi multipla e alla fibrosi cistica. Si tratta della grave inabilità
determinata da invalidità permanente, da infortunio sul lavoro o da gravi malattie. Qui c'è un massimale, una tantum di 10.000 euro e questo per prestazioni rimborsuali di fatture del sistema sanitario o di privati autorizzati per spese sanitarie o erogazioni di servizi di assistenza come ad esempio badanti e infermieri. Questa garanzia è valida però superato l'anno di carenza dal secondo anno di copertura continuativa. E si precisa poi che la grave inabilità deve essere causata o da un infortunio sul lavoro con un'invalidità permanente però superiore al 50% accertata dalla tabella di riferimento dell'INAIL oppure da quelle patologie a cui accennavo prima, alle quali si aggiunge l'ictus, la paralisi, trapianti vari, ischemia delle arterie vertebrali. Allora, mi fermo un attimo per puntualizzarvi un aspetto che a differenza di tutte le altre polizze sanitarie, il fondo Sanarti non è una polizza, è un fondo. Ed utilizza una compagnia assicurativa come quella della Unipol per l'erogazione di alcune prestazioni, delle quali ancora non vi ho parlato. Questo cosa significa? Che grazie al fondo e alla contribuzione al fondo è possibile ottenere prestazioni sanitarie integrative o meglio prestazioni sanitarie, senza avere l'obbligo di presentare l'anamnesi, cioè senza dover dire quali patologie il volontario iscritto di cui il volontario iscritto soffre, cioè non esiste la richiesta di accertamento dello stato di salute per l'imprenditrice o per la socia o collaboratrice familiare. Quindi si è sollevati da questa tipologia di impedimento vero e proprio, perché tutte le altre compagnie assicuratrici richiedono un certificato di anamnesi, cioè un certificato dal quale risultino le patologie di cui il potenziale cliente da cui il potenziale cliente è colpito. Allora, vediamo. Ecco, quello che vi dicevo prima riguarda appunto i piani sanitari dei dipendenti e di titolari soci e collaboratori, è prevista l'estensione gratuita di alcune prestazioni integrative che sono riservate ai figli minorenni, incluse nel pagamento della quota annua di adesione volontaria di 295 euro e sono erogate in autogestione direttamente da Sanarti. Allora, si tratta della visita specialistica oculistica, delle lenti graduate correttive, della visita ortopedica specialistica, dei plantari ortopedici e altri ausili e protesi, indagini genetiche, esami di laboratorio genetico molecolare, l'assistenza per la non autosufficienza, i ticket per visite specialistiche, accertamenti diagnostici e pronto soccorso. Intanto ho visto che nella chat stanno aumentando i quesiti, ma io bisogna che rispetti anche la tempistica che mi è stata data. Vado avanti velocemente, però volevo un po' fare una precisazione su questa tipologia di prestazioni. Ad esempio, per la visita specialistica oculistica c'è il massimale di 70 euro l'anno. Sanarti rimborsa il costo sostenuto per una visita oculistica l'anno effettuata presso qualsiasi struttura sanitaria privata scelta liberamente o rivolgendosi al sistema sanitario. Il massimo rimborso è di 70 euro con uno scoperto del 25% che resta a carico dell'imprenditrice. Nel caso di pagamento del ticket del sistema sanitario nazionale, il rimborso invece è integrale, senza l'applicazione di scoperto o di franchigia. Ricordatevi sempre, e questo vale sempre e comunque, che occorre sempre conservare con sé la copia della richiesta del medico, perché è questa che insieme alla fattura o al ticket pagato consente all'utente di caricare la richiesta di rimborso sulla piattaforma online oppure di trasmettere il tutto a mezzo posto utilizzando il modulo il cui file è pubblicato sulla piattaforma di Sanarti. Poi c'è l'aspetto relativo alle lenti graduate correttive. Qui c'è una franchigia di 50 euro e il massimale di spesa sono 200 euro ogni 24 mesi.
oppure ancora c'è la visita specialistica ortopedica, c'è 70 euro l'anno, con uno scoperto del 25% che resta a carico del volontario, e ancora i plantari ortopedici e altri ausili o protesi, e qui sulle protesi c'è 100 euro l'anno, scusate se leggo ma non me le ricordo tutte insieme perché sono tante, non c'è franchigia, non c'è il 25% di scoperto, e gli ausili e le protesi sono plantari ortopedici, sistema di sedute posturali, passeggini posturali da trasferimento, ausili per la deambulazione, ginocchiera articolata post intervento chirurgico, protesi acustica monobilaterale, apparecchi ortopedici per arto inferiore, apparecchi ortopedici per arto superiore, ortesi spinale, stampelle. Ora, le stampelle costano veramente poco. Poi ci sono le indagini genetiche. Ci siete ancora? Sì. Le indagini genetiche, questo è importante, esami di laboratorio genetico e molecolare, 500 euro l'anno. C'è il rimborso integrale se questi esami vengono effettuati presso presso il Sistema Sanitario Nazionale, oppure se vengono effettuate presso strutture private si applica uno scoperto del 25%. Io vi rimando tra l'altro a un lungo elenco di malformazioni per le quali sono poi possono essere richieste le indagini genetiche e gli esami di laboratorio genetico molecolare. Si tratta veramente di tantissime malattie, di tantissime patologie, e per questo vi rimando all'esame della guida al piano sanitario. Poi c'è tutta la parte di assistenza per la non autosufficienza del figlio minorenne con connotazioni di gravità, sono 2.400 euro l'anno, senza connotazione di gravità sono 600 euro l'anno. Vi cito le cifre, non entro nel merito delle varie casistiche o di come fare a ottenerli. Poi ci sono i ticket per visite specialistiche, accertamenti diagnostici e di pronto soccorso per il figlio minorenne, anche qui sono sempre 600 euro l'anno. E poi si passa ad altri aspetti che riguardano invece i figli iscritti e altro, ma che vanno appunto oltre questa tipologia. Allora, io andrei avanti, sto facendo una videoconferenza. Come si ottengono i rimborsi delle prestazioni in autogestione erogate direttamente da Sanarti? Occorre conservare sempre copia della richiesta medica o ticket della fattura, e quindi abbiamo esaurito la parte delle prestazioni in autogestione dirette di Sanarti. Possiamo entrare invece nel merito delle prestazioni erogate da Unisalute per conto di Sanarti. Queste prestazioni richiedono sempre che cosa? Un preventivo contatto con Unisalute per ottenere l'autorizzazione al godimento delle prestazioni stesse. Senza autorizzazione si paga tutto. Questo è sostanzialmente il messaggio. Occorre sempre avere la richiesta del medico, o comunque occorre sempre avere della documentazione che attesti la necessità della prestazione, per cui se si va dall'odontoiatra occorre prenotare a monte attraverso Unisalute la visita al dentista, per poi avere la sentenza da parte del dentista del tipo di intervento da effettuare, che riguardi però interventi di natura implantologica. Come vedete c'è l'area di ricovero e c'è tutta la parte dell'odontoiatria, ci sono prestazioni a tariffe agevolate Unisalute presso strutture di Unisalute, ci sono servizi erogati direttamente da Unisalute o comunque come richiedere le prestazioni a Unisalute per conto di Sanarti, e c'è tutto un lungo elenco. L'area ricovero prevede tutta una serie di interventi chirurgici dovuti o alla necessità di
effettuare un intervento chirurgico, ovvero al fatto che uno sia affetto da una patologia di importanza rilevante per cui c'è il ricovero medico presso una struttura. Il massimale annuo è di 120.000 euro. Considerate una cosa importante, che per il fatto di essere residenti in Toscana non significa che dobbiate utilizzare le strutture sanitarie Unisalute della Toscana, potete spaziare su tutte le strutture nazionali del territorio, perché ciascuna è specializzata in determinate specifiche specialità. Ci sono addirittura degli interventi previsti per i neonati con un massimale di 25.000 euro a fronte di malformazioni congenite, oppure ci sono gli aspetti dell'odontoiatria, e qui vuol dire che ogni anno, ve lo sintetizzo, potete effettuare ogni anno 4 impianti, per ciascun impianto 800 euro di concorso alla spesa, per un massimale anno di 3.200 euro. Per cui se io mi faccio 4 impianti in un anno, normalmente spendo 5.000 euro. Cosa significa questo? Che 3.200 euro Unisalute li darà all'odontoiatra direttamente sulla fattura dell'odontoiatra. La restante parte della fattura è a carico vostro, a carico nostro. Poi c'è la possibilità di fare avulsioni, con particolare riguardo ai denti del giudizio, massimo 4 denti l'anno. E poi c'è tutta una serie di servizi Unisalute che vengono erogati, sono sia informazioni sanitarie telefoniche, queste sono importanti, piuttosto la prenotazione di prestazioni sanitarie presso le strutture convenzionate. C'è un numero verde, è l'80.096.03. Allora, 80.096.03 è il numero da fare dalle 8.30 alle 19.30. Addirittura si può comporre, si può contattare Unisalute anche dall'estero. Come richiedere le prestazioni? Scusate, mi affaccio un attimo alla porta per ricevere delle persone che faccio accomodare, e così concludo anche l'intervento. Allora, tra un attimo risponderemo anche alle domande che sono state poste. A Francesca dico che invieremo la registrazione. Vedo che ha detto scusate, mi sono potuta collegare solo alle 15.30, però ecco, ovviamente non possiamo far intervenire gli altri relatori, e quindi invieremo senz'altro la registrazione, d'accordo? Prego Paola, scusa, stavo rispondendo a una delle domande. Ecco, non posso adesso. Come si richiedono le prestazioni a Unisalute per conto di Sanarti? In pratica si va sul sito e si accede con la propria username e password all'area riservata. Poi vi spiegherò come. Oppure in caso di ricovero o quando non si può accedere a internet per qualche motivo, basta contattare la centrale operativa di Unisalute attraverso il numero verde che vi citavo prima, che è 80.096.03. Oppure dall'estero il prefisso internazionale per l'Italia, che è 0039 051 63 89 046. No, scusate, 00051, no, 0039, qui c'è un errore, manca il 39, e specificare la prestazione richiesta. Senza autorizzazione, come vi dicevo prima, per effettuare la prestazione non vi è alcun rimborso di spese, o meglio, più che rimborso, la spesa la pagate voi direttamente, nel senso che, vi faccio un esempio. Avete fissato una risonanza magnetica con mezzo di contrasto al Villa Donatello, vi presentate senza l'autorizzazione di Unisalute, questa è una delle tipiche prestazioni che si possono fare, no scusate, ho sbagliato, perché mi sono confusa con il piano sanitario dei dipendenti. Avete fissato una prestazione di un intervento chirurgico a Villa Donatello, senza aver richiesto l'autorizzazione preventiva ad Unisalute, voi pagate tutto l'intervento chirurgico, perché dovete essere preventivamente autorizzati da Unisalute a effettuare quell'intervento, che tra l'altro deve rientrare nell'elenco allegato dell'allegato degli interventi.
Le prestazioni presso il Servizio Sanitario Nazionale, occorre collegarsi al sito Sanarti, entrare nella propria area riservata con username e password, caricare i documenti in formato elettronico. In alternativa si può usare il modulo cartaceo nella sezione documenti del sito, e nel caso di richiesta dell'indennità sostitutiva l'iscritta dovrà fornire copia della cartella clinica conforme all'originale, anche in formato elettronico, non soggetta a restituzione. Allora, come vi anticipavo, la segreteria, stiamo arrivando alla fine, tra l'altro sto vedendo che ho utilizzato la modulistica senza i loghi della CNA, la presentazione senza i loghi della CNA. La segreteria del CIF, della Camera di Commercio, come vi dicevo, procederà alla distribuzione via email del piano sanitario Sanarti 2021 per le titolari, soci e collaboratrici e le istruzioni per aderire direttamente online al fondo Sanarti. Scusate. Occorre effettuare la compilazione online della propria scheda anagrafica, inclusa indicando anche la matricola INPS dell'azienda. Mi raccomando, procuratevi anche l'indirizzo di posta elettronica certificata, la posta PET in sostanza, perché è quella che vi dovrete indicare, oltre alla ragione sociale dell'azienda e alla partita IVA. La produzione di una autocertificazione online che va stampata, sottoscritta e caricata nell'apposita pagina della piattaforma online. Dopodiché si può procedere al versamento della quota o stampando il bollettino MAV, che si paga poi ad esempio alla posta, Banca Intesa o altro, oppure con carta di credito, pagamento con carta di credito possibilmente ricaricabile, perché così si evitano rischi di ogni sorta. Mi raccomando, non utilizzate né il bancomat e tantomeno il bonifico, perché non è possibile effettuare il pagamento sotto questa forma. Io vi ringrazio per l'attenzione. Sono, come vi dicevo, la coordinatrice responsabile dello sportello Sanarti di CNA Firenze Metropolitana, che è una delle parti sociali sottoscrittrici appunto dell'accordo interconfederale del 2012 per la creazione del fondo Sanarti e dell'accordo del 2013 per l'adesione che estende l'adesione volontaria alle titolari, soci e collaboratrici. E mi chiamo Paola Lorenzini. Se volete raggiungermi per pormi dei quesiti, l'indirizzo di posta elettronica, mi raccomando, senza punto, è plorenzini, quindi un plorenzini @firenze.cna.it. Grazie ancora per l'attenzione. Antonella, ti passo la linea. Mi sembra di essere un cronista. Sì, certo, benissimo, grazie Paola, grazie mille davvero della sua disponibilità, della sua esposizione assolutamente amplissima. Grazie. Allora, per quanto riguarda le domande che ti sono, allora a Francesca credo che hai già risposto rispetto alle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale e da privati, mi sembra che tu abbia già risposto. A Francesca invece, che si è collegata in ritardo, ho già risposto io e manderemo la registrazione dell'intervento di tutti e tre i nostri relatori. A questo fine, dato che anche Paola ha dato i suoi riferimenti, volevo ecco dirvi che oggi ci hanno dato i loro contributi Giancarlo Uva, che è consulente del lavoro Confesercenti, qui trovate la sua mail. Scusate, mi rendo conto che c'è un errore e l'ho fatto anche all'inizio, scusate, so se lo vedete adesso, questa è la mail esatta. Poi è intervenuto Gianluca Volpi, che è il direttore dell'ente bilaterale artigianato toscano, e questa è la sua mail, e poi Paola in ultimo, che aveva già dato i suoi riferimenti. Tra l'altro un intervento tutti molto davvero interessanti, che hanno abbracciato un po' tutta la tematica dell'imprenditoria femminile, soprattutto anche, Paola ha fatto bene a dirlo, sulla sicurezza. Ecco, c'è anche un problema di sicurezza di genere, secondo me. Noi affronteremo questo tema, adesso stiamo definendo i relatori a gennaio,
sempre come comitato imprenditoria femminile presso la Camera di Commercio di Firenze, parleremo proprio della sicurezza legata alla sicurezza in azienda legata al genere. Perché sapete bene che ci sono tanti infortuni che sono proprio legati a mestieri che più facilmente vengono svolti da imprese femminili. Quindi parleremo proprio di questi argomenti. Ecco, dunque, io vi ho messo in linea, adesso interrompo la condivisione, e vediamo se ci sono altre domande, non mi sembra di no. Ecco, per quanto riguarda il discorso delle slide, le invierò nei prossimi giorni. Credo di poter dire che tutti i nostri relatori sono a vostra disposizione per qualsiasi informazione. Ho visto c'era chi chiedeva domande, chi faceva domande sulla polizza per il commercio, di cui hanno parlato gli altri relatori, quindi non se n'è parlato, ecco, no, quella non si è affrontata. Però ecco, se volete fare delle domande, ripeto, ai nostri relatori, vi ho fatto vedere le loro email. E manderò le slide e come dire, l'ultima cosa, abbiamo altri incontri, ve li condivido, eccoli qua, questo è sono i nostri incontri dei prossimi giorni. Domani parleremo di sostegni più legati alle lavoratrici autonome, giovedì 9 invece parleremo degli aggiornamenti professionali e dei tirocini extracurricolari, cioè di tutti quei meccanismi che consentono all'impresa di formarsi e anche di formare dei ragazzi, degli stagisti in azienda attraverso dei contributi. E poi l'ultimo incontro, sempre in collaborazione con Confesercenti, il 13 dicembre parleremo sempre di formazione. Ecco, formazione per le imprese femminili. Io a questo punto, se non ci sono, dimmi Paola. Volevo dire, ti mando se desideri, ti mando le mie slide, ma con il logo della CNA di Firenze, anche perché... Sì, certo. Non quelle che ho trasmesso, se intendevi quelle. Se invece intendi i file che ti ho già trasmesso, quelli puoi mandarli Quelli. Se sono quelli... gli stessi, mando no, quelli. No, non sono gli stessi, sono i piani sanitari, sono molto più completi delle mie slide. Le mie slide erano veramente una sintesi massima. Quindi ti consiglio di mandare i piani sanitari direttamente alle imprenditrici. Benissimo, perfetto, ottimo. Qui mi dicono, Francesca chiedeva sulla psicoterapia, ma credo che abbia... Che abbia risposto, mi ho sembra, già Paola. Ha già risposto, infatti. Sono 500 euro per... viene applicato uno scoperto del 25% per le sedute di psicoterapia svolte rivolgendoti al Servizio Sanitario Nazionale e Sanarti rimborsa integralmente i ticket sanitari a tuo carico. Le sedute di psicoterapia sono ammesse se ti è stata diagnosticata con una visita psichiatrica precedente una delle seguenti patologie: depressione, disturbi maniacali, fobie, disturbi ossessivi, disturbi del comportamento alimentare, comportamenti compulsivi, abuso di sostanze, gioco compulsivo. Sono rimborsate solo le sedute condotte da professionisti abilitati iscritti all'albo degli psicoterapeuti. Mi raccomando a questo, perché è importantissimo. Occorre il certificato dello psichiatra con la diagnosi di una delle patologie in elenco, la copia della fattura del ciclo di sedute di psicoterapia, il certificato di iscrizione dello psicoterapeuta all'albo degli psicoterapeuti, e la richiesta di rimborso deve essere presentata in un'unica soluzione alla fine del ciclo di sedute. Questo è, per essere più precisi. Ottimo, ottimo. Grazie Paola, grazie. Vi lascio perché ho delle persone. Grazie, ciao, buon lavoro. Arrivederci. Ciao Gianluca, grazie al dottor Volpi, al dottor Uva, grazie davvero e buon lavoro a tutti. Grazie anche alle nostre partecipanti. Buona serata. Grazie, buon lavoro.